sostenere ovviamente la cura del corpo, prevenire quella che io non amo mai dire, ma insomma la dico piano, malattia, nel senso che è meglio tenere il corpo, fare molto sport, e quindi io addirittura sono appena guarita da una cosa che non dico, ma molto piccola, però semplicemente credendoci, facendo sport, quindi è possibile anche evitare cose peggiori. Quindi sono qui come anche testimonial, sono venuta in bicicletta, gioco a tennis, oggi non gioco perché sto vedendo i miei colleghi Sebastiano Somma e Giorgio Borghetti che mi hanno invitato qua, per cui oggi approfitto del sole e di tanti colleghi per testimoniare. Noi che facciamo un lavoro artistico siamo testimonial di questa manifestazione, ma soprattutto di questo modo di vivere, perché io lo testimonio in prima persona. È importantissimo, perché io credo che l'attore abbia veramente una possibilità di dare un messaggio di salute, di verità e di vita a tutti. Questa è la mia mission, sicuramente. Allora, io sto facendo un disco perché sono anche cantante, e tra un po' esce il film di Antonio Albanese, Cetto, indubbiamente, in cui faccio una parte, ed esce il 21 novembre al cinema. Uscirà a febbraio Volevo nascondermi, in cui sono la coprotagonista, che è la regia di Giorgio Diritti con il grande Elio Germano. Queste sono un po' le cose assolutamente prossime. E sto lavorando col maestro Vince Tempra, abbiamo una data proprio a breve, col maestro Vince Tempra di Sanremo, canterò, reciterò. Però è una tournée che sto facendo da quest'estate, la stiamo portando in Italia e nel mondo sulle colonne sonore. Unisco sempre il canto. Ieri mi hanno fatto un complimento, lo dico, perché dicevano: tutti gli attori sanno cantare e ballare. Io dico: i bravi sì. Quindi per me l'attore deve sapere fare tutto, certamente con molto studio, lo dico perché anche i dialetti in cui mi vedete in questi film, in uno parlo in calabrese, chigio di Cetto c'è, quello di Antonio Albanese, e nell'altro parlo in emiliano, di Reggio Emilia, quindi alla fine sono dialetti che si studiano e li studio. A me piace essere un interprete, l'interprete canta, recita, fa i dialetti, si diverte, fa sport.